Fincantieri, oggi vertice, verifica sui fondi comunitari. Chimica, Eni e sindacati, accordo sullo sviluppo. Amministrative, verso i ballottaggi, la CISL chiede impegni concreti. Un saluto a tutti e bentrovati a questa nuova edizione del TG CISL. Ancora in primo piano l'avvertenza Fincantieri. Oggi pomeriggio incontro tra i segretari generali di CGIL, CISL e UIL e Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Trasporti dell'Unione Europea. Si parla della possibilità di utilizzare i fondi comunitari. A seguire l'incontro presso la sede romana della Commissione europea c'è per noi Maria Antonietta Tosti. Buongiorno Maria Antonietta, che novità ci sono? L'incontro tra i sindacati e il commissario europeo Tajani è appena cominciato. Lo ricordiamo, sono stati CGIL, CISL e UIL a sollecitare un intervento immediato sulla vicenda Fincantieri. I sindacati ed in particolare il leader della CISL, Raffaele Bonanni, hanno chiesto alla Commissione europea di utilizzare tutte le risorse disponibili per sostenere la proposta navale di Fincantieri. Lo stesso Tajani ha già indicato tre strumenti che l'Unione europea potrebbe subito mettere in campo: il fondo per il turismo, il fondo sociale europeo e le risorse previste dall'Unione europea per la cantieristica del 2012. Ma i sindacati, Giampiero, naturalmente guardano in primis al governo italiano e quindi risulterà decisivo l'incontro con il ministro Romani convocato per il 3 giugno tra l'azienda e i sindacati. E proprio ieri, lo ricordiamo, Romani ha indicato la necessità di recuperare quote di mercato perdute e salvaguardare così posti di lavoro per Fincantieri. Giampiero, dalla Commissione europea è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Maria Antonietta e buon lavoro. Intanto c'è soddisfazione per il protocollo d'intesa firmato ieri per lo stabilimento sardo di Porto Torres, che diventerà così il primo polo di chimica verde in Europa. Un accordo che si inserisce nel quadro dell'intesa raggiunta ieri sera tra Eni e sindacati per lo sviluppo e la competitività della chimica italiana. Su questo sentiamo il segretario generale della FEMCA CISL, Sergio Gigli, intervenuto a Mattina CISL. In serata abbiamo firmato un accordo, un protocollo sullo sviluppo e la competitività con Eni, che prevede delle regole più stringenti, più efficaci per dare competitività ai settori della chimica e del petrolio in particolare, che riguardano in qualche maniera il contenimento dell'assenza per malattia, che riguardano in alcune circostanze che la prestazione straordinaria non può essere rifiutata, che in alcune circostanze, quando gli impianti sono in difficoltà, possono essere fermati, ovviamente poi riavviati, e in cambio abbiamo ottenuto che Eni si impegna fino al 31/12/2014 a non chiudere nessuna delle sue attività. La CGIL ha firmato senza nessun problema. La situazione resta invece difficile su un altro fronte vertenziale del settore chimico, quello riguardante la Vinyls, attesa per l'incontro di oggi, ma c'è ottimismo sulla possibilità di un'intesa che salvaguardi intanto lo stabilimento di Ravenna. E c'è invece una svolta nella vicenda rinascente. Gli storici grandi magazzini milanesi fanno rotta verso l'estremo oriente. Oggi l'assemblea degli azionisti ha infatti dato il via libera alla cessione ai thailandesi di Central Retail. Per saperne di più abbiamo in collegamento telefonico il segretario generale della Fisascat CISL, Pierangelo Raineri. Buongiorno Raineri. Intanto, come siamo arrivati a questa operazione? Questa operazione di Rinascente, come dire, arriva dopo una serie di altre operazioni fatte nella grande distribuzione commerciale italiana, che progressivamente è passata da mani appunto italiane, da capitale italiana a capitale straniero. Quindi questo ha rappresentato per Rinascente l'evoluzione finale di una situazione che era iniziata già qualche anno fa. Questo nuovo gruppo di investitori in effetti ha una grande capacità finanziaria ed opera da diversi anni nel settore del retail, quindi del commercio a livello mondiale in vari paesi. Che garanzie ci sono dal punto di vista occupazionale?
Beh, dal punto di vista occupazionale noi intanto abbiamo avuto al momento delle rassicurazioni da parte, diciamo, del management e dell'azienda, che nulla cambierà, dovrebbe cambiare almeno nelle intenzioni, almeno iniziali, per i lavoratori. Tuttavia si svolgerà prossimamente un incontro mirato proprio a stabilire garanzie occupazionali all'interno del gruppo, che è uno dei gruppi più importanti nel nostro Paese. Ringraziamo Pierangelo Raineri, segretario generale della Fisascat. Questa mattina l'Istat ha reso noto che ad aprile risultano in attesa di rinnovo 37 contratti che riguardano 4.800.000 lavoratori. Sempre ad aprile, aggiunge l'Istat, le retribuzioni sono rimaste quasi ferme rispetto a marzo, segnando un aumento dello 0,1% che diventa un più 1,8% rispetto a 12 mesi prima. E concludiamo con uno sguardo alle elezioni amministrative, ultimo giorno di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica e lunedì che riguarderanno 6 province e 88 comuni. Riflettori accesi soprattutto su Milano e Napoli e ascoltiamo cosa ci dicono in proposito il segretario generale della CISL Lombardia Gigi Petteni e il segretario generale della CISL Campania Linia Lucci. Finalmente finisce questa campagna elettorale, una campagna elettorale dove non abbiamo visto a emergere i programmi, abbiamo visto invece a presentare molti muscoli. Credo che ancora una volta la nostra azione di stare in campo concretamente con le proposte sia la cosa più incisiva. I risultati saranno quelli su cui noi ci confronteremo con i candidati che verranno scelti dai cittadini, anche se bisognerà riflettere che fino ad oggi la presenza dei cittadini al voto è in forte calo rispetto al passato. La politica si deve interrogare e interrogare profondamente. Beh, c'è ancora una tensione molto forte qui a Napoli, purtroppo si respira questo clima pesante e diciamo che ancora una volta la politica dà il peggio di sé, detta proprio fuori dalle righe. Per fortuna noi domani abbiamo questo appuntamento importante che richiama anche i due candidati a sindaco, De Magistris e Lettieri, ad un comportamento più responsabile. Sua Eminenza Sepe, il cardinale di Napoli, prova a mettere assieme tutte le forze sociali ed economiche per provare a dare una indicazione precisa che viene da una regione del sud e soprattutto da una città infuocata come Napoli in questo momento. Il messaggio che dà a tutti noi è che responsabilmente dobbiamo partecipare alla costruzione di modelli virtuosi. Solo in questo modo noi possiamo provare a dare un po' di fiducia, a restituire un po' di fiducia alla collettività anche nei confronti della politica. E con le amministrative chiudiamo l'edizione di oggi. Per gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito conquistedellavoro.it. L'appuntamento con l'informazione è per lunedì alle ore 10 con la rassegna stampa di mattina CISL e alle 17 con il TG CISL. Se volete scriverci potete farlo al sito labortv@cisl.it. A tutti la nostra più cordiale buonasera. We'll be right back.